Amiche e amici di Super J, ben ritrovati con la nostra rubrica colazione. Come ogni giovedì ci troviamo alla pasticceria Vanilla qui a Teramo. L'ospite di questa mattina è un collega giornalista che ama viaggiare, che ama raccontare l'Arabia Saudita, che ama raccontare l'Abruzzo. È un videomaker, un podcaster, è uno scrittore, perché va sottolineato, è cittadino di Teramo, è abruzzese, però vive poco questa realtà perché viaggia davvero tantissimo. Lui ha vinto un concorso attraverso un suo viaggio in Arabia Saudita e partiremo proprio da questa sua avventura che poi gli ha permesso in qualche maniera di raccontare, appunto, come dicevamo, il Medio Oriente, non solo l'Arabia Saudita, attraverso il canale di Sky, attraverso i suoi canali social. Buongiorno Damiano Crognale. Grazie Lino, ciao a tutti, che bella presentazione. No, questa dell'Arabia Saudita è stata una storia pazzesca, te la racconto. Io sono stato uno dei primissimi turisti italiani. Tu hai iniziato da turista quasi, no? Hai vinto da turista. Sì, tra l'altro l'Arabia Saudita, non tutti lo sanno, ma non la potevi visitare. È uno dei pochissimi posti, dei pochi posti al mondo che fino al 2019, diciamo che come turista non ci potevi andare, dovevi lavorarci, non era aperta al turismo, diciamo, di massa. O era il turismo religioso, diciamo, i musulmani che andavano alla Mecca, però diciamo il turismo di massa non c'erano i visti turistici. E quindi io nel 2019 l'Arabia Saudita ha aperto ai primi visti turistici. Io in quel periodo facevo, io sono un giornalista, facevo il corrispondente da Kuwait City, quindi ho applicato per avere il mio visto online e quindi insomma ho fatto il visto, sono andato in Arabia Saudita, l'ho visitata, tra i primissimi turisti e probabilmente il primo abruzzese, perché eravamo probabilmente, si contavano sulla punta delle dita. Io ho visto il tuo viaggio comunque sul canale YouTube, ho visto l'ultimo video. Fatti diversi, sì, sì. Però diciamo che da quel viaggio lì scattai una foto. Wizz Air, che è una compagnia aerea, sì. È una compagnia aerea budget, diciamo, di quelle che fanno prezzi abbordabili, aveva aperto delle nuove rotte verso, diciamo, il Medio Oriente e aveva messo in palio un premio per chi pubblicava una delle foto più belle, interessanti, da qualche posto remoto del mondo, vinceva un viaggio. Io ho pubblicato questa foto e 24 ore prima che l'aereo partisse, su Instagram, tra l'altro dove io non è che vado spessissimo perché è uno dei pochi social che non è che bazzico tanto, avevo pubblicato a suo tempo prima questa foto, mi arriva il messaggio per dirmi: guarda, hai vinto un viaggio verso una destinazione sconosciuta, devi partire fra 24 ore da Venezia e ti mandiamo verso un posto che non si sa dove. E io tra l'altro dovevo lavorare come te, cioè nel senso ogni giorno faccio pezzi, scrivo, faccio video, quindi ho finito di lavorare, ho comprato un biglietto al volo da Teramo, perché da Giulianova, perché stavo qua in zona in quel periodo, e niente, 24 ore sono stato a Venezia e sono partito verso un posto che non sapevo qual era questo posto, insieme ad altre 100 persone, non ero solo, e poi alla fine mi sono ritrovato di nuovo in Arabia Saudita. Avevo vinto quel viaggio grazie a una foto pubblicata in Arabia Saudita, uno dei primi turisti, una delle prime foto da turista a essere stato là, e l'ho rivinto di nuovo in Arabia Saudita, che uno dice: bah, dov'è che ti manda una destinazione sconosciuta? Tra l'altro mentre stavi in treno lo raccontavo ai controllori che mi dicevano: ma dove stai viaggiando così? Tra l'altro avevo meta ignota, la gente diceva: ma veramente stai viaggiando e non sai dove? Sì, veramente sto andando non so dove, tra l'altro fate presto perché se arrivi in ritardo, cioè non è che dico guarda prendo l'aereo dopo, non è che ce n'erano altri. Ed era vero che sui tabelloni dell'aeroporto di Venezia c'era scritto destinazione ignota, noi dovevate andare su quel gate praticamente. Noi dovevamo trovarci all'aeroporto di Venezia e basta, questa era l'unica cosa che sapevo, tra l'altro fatto da Wizz Air, con un messaggio che era arrivato su Instagram, cioè i miei amici, tra l'altro soprattutto qua di Teramo, i parenti dicevano: Damiano, ma veramente stai andando verso un posto che non si sa dove. E effettivamente poi è stato un viaggio pazzesco, mi hanno portato in Arabia Saudita di nuovo, ma in una parte di quel posto, perché l'Arabia Saudita è molto grande, in una parte del paese dove io non ero stato, la zona di Riyadh, che si sta aprendo al turismo e E quindi niente, ho conosciuto un'altra parte dell'Arabia Saudita, ci sono ritornato e da quell'esperienza lì poi ho raccontato, ho pubblicato un video su YouTube in cui raccontavo 7 posti pazzeschi che uno non si immagina in Arabia Saudita, com'è dove cambiata? Ci sono anche le montagne. Io ho visto il video, ma com'è cambiata l'Arabia Saudita negli ultimi 4-5 anni? Perché poi il lasso di tempo, diciamo, è molto limitato, se vogliamo partiamo dal 2019. Guarda, è cambiata tantissimo, ma proprio dal 2019 che non so quando, ma diciamo dal 2017-18 ad oggi è cambiata davvero tanto, si è aperta al mondo. Io adesso parlo solamente degli aspetti diciamo un po' diciamo di economici, di business, e quell'area del mondo diciamo che uno si immagina Dubai, gli Emirati Arabi, e adesso invece ci sta anche quest'altra area che si sta aprendo. Wizz Air ha aperto delle nuove rotte verso lì, cioè se tu con 100 euro prendi un biglietto, andate e ritorno per Riyadh, cioè che è una cosa come viaggiare tipo a Madrid o a Parigi, e invece viaggi in una parte completamente dove la gente insomma va vestita in modo diverso, con le tuniche, e si è aperta molto soprattutto dal punto di vista del business. Noi come Abruzzo, Teramo, io ho seguito come corrispondente l'Expo di Dubai. L'Abruzzo ha interesse in Arabia Saudita, no? A Dubai questi paesi, allora, io non so se ha interesse in Arabia Saudita, mi immagino di sì, insomma, però insomma, una relazione sta nascendo. Eh sì, perché quel mondo lì è un mondo dove ci sono i soldi, grazie insomma ai soldi che vengono dal petrolio, dal gas, e stanno facendo infrastrutture perché è tutto deserto, ma mentre Dubai, quell'area lì è diciamo già bella e costruita, invece quella parte del mondo è in via di sviluppo, e quindi cioè come si sta aprendo all'Occidente, e l'Occidente insomma ha delle sue insomma esigenze, insomma dove dormire, legate al gas, perché ricordiamo che dopo purtroppo la guerra che è scoppiata in Ucraina, no, con l'invasione della Russia, c'è stato il problema legato al gas, e l'Italia ha stretto rapporti proprio con l'Arabia Saudita per avere forniture direttamente dal Medio Oriente, quindi un'apertura possiamo dire che inizia a essere totale, sì, sotto questo aspetto. Io penso di sì, questo aspetto qui non lo conosco bene, però quello che conosco sono le infrastrutture, sì, cioè noi come Abruzzo costruiamo ponti, gallerie, palazzi, tutte queste robe qua, cioè noi abbiamo il genio e diciamo sappiamo fare cose, sappiamo costruire, abbiamo un'azienda, abbiamo un'impresa, anche una mentalità del lavoratore, insomma, che lì si lavora su livelli qualitativi molto alti, tra le altre cose, e lì stanno costruendo tutto perché c'è il deserto, cioè dalle case ai ponti alle strade. Cioè quando ci sono andato io la prima volta per andare in una delle mete turistiche, diciamo la meta turistica numero 1 in tutta l'Arabia Saudita, che è a Lula, ci sta una stradina a una corsia, c'era, cioè questa era la strada, quindi bisogna realizzare, no, capito? Adesso che ci sono ritornato già stanno costruendo qualcosa di nuovo, cioè è tutto in costruzione, quindi è un posto dove si sta adesso in questo momento investendo, e infatti insomma so che la regione Abruzzo durante l'Expo di Dubai, dove ho lavorato come corrispondente per l'ANSA, è andata molto, e diciamo che lì Dubai era tutto il Medio Oriente, noi stiamo investendo lì e questa roba qui può essere interessante, quindi in questo momento quella parte del mondo, il Medio Oriente, non solo l'Arabia Saudita. Io sono stato come corrispondente a Kuwait City, a Dubai, ho visitato l'Arabia Saudita e altri posti di quell'area lì del mondo. Sei innamorato un po' del Medio Oriente? Ma no? Sai che invece mi ha chiamato, ma non so per quale motivo, cioè dalle primavere arabe che sono andato a seguirle, insomma, per quelle rivoluzioni culturali che sono partite dal basso, e quindi ho iniziato a seguire dalle proteste, poi ad esserci arrivato per raccontare insomma come il business e il mondo economico occidentalizzato, reso più evoluto, tutta quella parte del mondo, evoluta no, che ha dato una maggiore apertura mentale a tutto, che come corrispondente mi sono un po' trovato, mi ha chiamato. Però possiamo dire che facciamo un bel mestiere, no? Ma soprattutto perché ti porta a viaggiare nel mondo. Tu sei stato in America, sei stato in Spagna, sei stato in Portogallo, sei stato in Medio Oriente, sì, insomma tanto. Tu viaggi tantissimo e racconti anche tantissimo attraverso i tuoi canali social, sei molto attivo, ho visto che produci tanti video. Grazie Lino. Questo ti arricchisce anche dentro in qualche maniera? Mi arricchisce tanto, ma quello che credo io è che la nostra professione, quella di giornalisti, ma anche più in generale di racconti, di raccontare quello che succede nel mondo è una missione, cioè io la gente mi dice, ah, c'è un bel lavoro, vivi, oppure sei sempre in vacanza, qualcuno quando ti vuole criticare. Per me è lavoro, ma è anche una vacanza, cioè nel senso che per me, io non riesco a scindere le due cose, non so se faccio bene o male. No, guarda, condivido quello che tu dici, perché anche io, creando una rubrica quest'anno dedicata al calcio, Extra Team, tra le altre cose andrà in onda domani alle 14:35, siamo andati con una collega in giro nei paesi di quelle squadre che militano nel campionato di eccellenza, però abbiamo cercato di legare la questione sport in Abruzzo, la questione sport calcio anche a cenni storici. Assolutamente. Ad esempio siamo stati questa settimana nella zona di Fossacesia, abbiamo raccontato anche i trabocchi, abbiamo raccontato gli aspetti culturali, storici e anche religiosi, quindi la nostra, è vero come dici tu, è una missione, ma è un lavoro che è passione soprattutto, quindi diciamo che è quasi un hobby, sì, un hobby che ti gratifica. Sì, poi devi trovare insomma il modo di rendere sostenibile questa cosa, perché o lavori per un media televisivo, come noi siamo giornalisti, perché abbiamo il contratto da giornalisti, oppure insomma adesso grazie ai social, grazie all'online, diciamo, tutti possono in qualche modo raccontare, ma tutto dipende dalla professionalità, da chi la racconta la cosa, il fatto, no? Infatti io credo, io vengo da un corso di aggiornamento professionale che ho fatto a Dubai, con diversi, diciamo, si chiamano content creator, cioè che creano storie online, e sempre più spesso, io lì facevo lezione anche, sempre più spesso insomma noi abbiamo questo, non è che abbiamo una certa età, diciamo, siamo più ragazzini. Io qualche anno più di te, tu ne hai 42, io ho superato i 50, quindi... Però diciamo che siamo adulti, e molti delle persone che creano contenuti online sono giovanissimi. Sì. Io credo che noi che abbiamo fatto l'esame di Stato come giornalisti, che abbiamo studiato, abbiamo questa cosa dentro, che è quella di la responsabilità verso il contenuto che produciamo, ma proprio tipo la differenza tra fare pubblicità e raccontare una storia in maniera onesta o altre cose di questo tipo. E quindi, sai cosa ho notato però, Damiano, io negli ultimi tempi? Quindi abbiamo una grande responsabilità. Assolutamente sì, ma questa responsabilità ci deve portare, perché ce lo dice anche il codice deontologico, l'etica, ci deve portare anche a verificare la notizia, no? Purtroppo spesso leggiamo contenuti che non corrispondono a realtà, o notizie copiate e messe lì, prese da un sito, pubblicate poi su un altro sito. Questo è un mestiere che purtroppo attraverso i social, questa è la mia opinione, attraverso i social è un po' scemato, perché tutti pensano di poter fare questo mestiere, ma in realtà non è così, perché per fare il giornalista, dobbiamo dirlo, ci sono anche studi alle spalle. E per quello che secondo me bisogna avere dei buoni maestri e seguire delle persone che ti insegnano qualcosa e soprattutto che hanno una credibilità. Ritornando a questa cosa qua, infatti, e a quello che faccio, insomma, siccome io poi sono giornalista, quando la viaggio, ma anche quando insomma pubblico sui contenuti sui social, io ho avuto questa fortuna, diciamo, che se uno cerca Abruzzo online, io ho sempre vissuto l'Abruzzo da esterno. Mio padre, siccome lavorava fuori l'Abruzzo, e allora sai raccontare, insomma. No, cioè, quello che te lo dico, io sono nato in Abruzzo perché mio padre ci teneva che tutta la famiglia, cioè la mia famiglia voleva che noi nascessimo in Abruzzo, a Teramo, perché da generazioni veniamo qua, i miei nonni erano di qua, quindi insomma ci tenevano, e poi insomma mio padre ha fatto un lavoro che l'ha portato a viaggiare, quindi io non ci sono cresciuto a Teramo, però quando sono diventato adulto la prima cosa che ho provato a fare è stata quella di raccontare l'Abruzzo, quindi ho iniziato a viaggiare in Abruzzo da turista e ho scoperto dei posti bellissimi e li ho raccontati mentre viaggiavo, insomma, con la mia ottica da giornalista, e questa cosa qui mi ha portato a realizzare. Più attento, tra l'altro. Sì, esatto, cioè nel senso, quindi sono andato a cavallo sul Gran Sasso, quindi ho raccontato l'Abruzzo a cavallo in un modo giornalistico, ma sui social, cercando di trovare la mia via, insomma. E per una cosa o per l'altra questi video sono ad oggi, se uno dice Abruzzo, sono tra i più visti su YouTube. Poi alla fine di questa chiacchierata, perché come ogni mattina noi cerchiamo di chiacchierare con l'ospite e di andare a scucire alcune particolarità. Daremo i riferimenti dei tuoi canali social. Sì, ti prego, grazie. Chi volesse. Vabbè, uno per uno, siamo in Abruzzo, siamo a Teramo, se uno cerca Abruzzo, Crognale, Damiano Crognale, che sono io, sì, oppure insomma anche solamente Abruzzo dovresti trovarli, quindi è molto semplice come cosa. E quindi insomma ti volevo dire questo, che secondo me molto dipende da chi le racconta, e essere giornalisti ti aiuta a raccontarle, cioè perché hai dei, come le dicevi tu, hai dei codici deontologici inside, dentro, e quindi insomma ho avuto questa fortuna, insomma sono contento di aver raccontato l'Abruzzo, spero che vi piaccia, se andate a vederli online su YouTube fatemi sapere, commentate. Io ho visto 3 video ieri sera quando mi hai girato, non so, erano giusti quelli di Fossacesia? Sì, assolutamente, come no, ma soprattutto quelli legati anche ai tuoi viaggi all'estero, in Arabia Saudita, lì avevi la barba, sì, e tu avessi anche il codino, se non avevi capelli lunghi eccetera, quando parli on the road, andiamo, viaggiamo, e quando ti immergi in questo deserto con le colonne ai lati, capisci davvero l'emozione che si vive. Diciamo che l'Arabia Saudita è un po' come l'Abruzzo, è ancora tutto da scoprire, perché infatti noi lo diciamo sempre che abbiamo delle bellezze pazzesche qui in Abruzzo, certe cave, si chiamano cave? Caverne? Sì, le grotte, diciamo. Grotte, scusami, le grotte. A volte, cioè tra inglese e italiano, stavo prima parlando con un collega, le grotte, insomma, abbiamo certe, come si chiamano le grotte? Ci sono delle grotte là. Allora abbiamo nell'Aquilano le grotte di Stiffe. Le grotte di Stiffe, sono stato San Domenico dei Vestini. Sono stato a fare dei video lì sulle grotte di Stiffe. Diciamo che le grotte di Stiffe non hanno niente a che vedere con le grotte di, sono molto meglio le grotte in Abruzzo, diciamocelo. Però anche quelli in Arabia Saudita, per essere un posto dove c'è il deserto, si scopre che ci sono le grotte, cioè il fatto che le grotte stiano lì, cioè, è un po' scioccante. Quindi è un posto tutto da scoprire. L'Abruzzo è un posto da scoprire, e quindi insomma con l'ottica mia di abruzzese ho provato a raccontare l'Arabia Saudita. Tu consiglieresti il Medio Oriente, diciamo, di andare in Medio Oriente, no? Al di là dei concetti politici, allora, adesso sì, no? Adesso sì, cioè nel senso mettiamoli da parte. Cioè, ci sono le compagnie quelle economiche, insomma, cioè nel senso budget, che ti permettono di viaggiarci a prezzi economici. E la vita lì com'è però? Sai che uno immagina Dubai, io ho abitato per tanto tempo a Dubai, insomma, e uno si immagina, mi dice sempre, oh, cavolo, sei a Dubai, cioè pagavi un sacco di soldi, era cara la vita, ma poi sono andato a vivere negli Stati Uniti e ti dico che è più cara. È più cara negli Stati Uniti, di gran lunga, rispetto a New Dubai. New York è una delle città più care al mondo, è la grande vera. Io neanche stavo a New York, diciamo, stavo in un paesino. Miami, però sei stato a Miami. Sì, Miami è abbastanza cara, però anche i paesi piccoli sono cari, perché diciamo l'America è in genere più cara di qualsiasi altra parte del mondo, questa è la mia sensazione. Dubai uno si immagina che sia una città cara, no, non lo è, in realtà è cara affittare una casa, cioè nel senso è molto più caro affittare una casa, cioè pagare l'affitto o comprare una casa a Dubai rispetto che a Teramo ovviamente, ma anche a Roma, in altri posti, non credo, a Roma insomma forse no, però insomma in altri posti rispetto ad altri posti, però la vita poi quando tu esci, quando vai a mangiare, se non vai nei ristoranti super lussuosi, che lì ce ne sono insomma di super lussuosi, ma se vai su un livello diciamo medio, la vita non è così cara, con tutta una serie di vantaggi, nel senso che lì gli stipendi sono molto più alti, è tutto proporzionato, ma visto che tu viaggi così tanto, no? Sei quindi un uomo abituato anche ad assaggiare, oltre che conoscere la cultura, i posti, la storia di quei luoghi, sei abituato ad assaggiare i profumi, i sapori di quei luoghi, no? Allora, parlo di cibo. No, guarda, io sono pessimo col cibo, guarda, ti giuro, io in realtà per me il cibo lo mangio perché se no muoio, però ti dico la verità, io la prima cosa che chiedo sempre quando vado in un posto è se c'hanno gli arrosticini. Mi guardano male. L'abruzzese per eccellenza. Mi guardano malissimo. No, sono pessimo per i cibi, mi dispiace. Però mi piacciono le usanze, nel senso che io, ad esempio, in Arabia Saudita, tu non lo sai, ma non nelle grandi città, quelle insomma nei ristoranti di lusso, però ci sono i posti, quelli un po' remoti, dove la gente mangia con le mani. Sì, capito? Perché è un'usanza, non è brutta cosa. No, assolutamente, guarda, lo fanno. Mi sono ritrovato proprio in alcuni posti, cioè ne siamo sperduti, che stava, poi come dice, nel Medio Oriente, che è un posto super sicuro, tu puoi lasciare il tuo cellulare, il computer, i soldi, lì a vista e nessuno ti tocca niente, tu fai un giro di un'ora e è pieno su TikTok, YouTube di video che mostrano queste cose qua, dal Qatar a... e se succede qualcosa in genere è un occidentale che lo fa, non un arabo, una qualcuno di quella parte del mondo. E sappiamo anche che lì, insomma, no, c'è una certa severità, no, nei confronti di chi... Sì, ma non è che ti tagliano le mani. No, no, assolutamente no, beh, magari 100 anni fa, però insomma lo dico sempre, cioè è un posto sicuro, c'è una certa severità, però insomma limitata, insomma, non esageriamo. No, volevo dire che mi sono trovato in posti dove si mangia con le mani e la gente ti invita a mangiare con loro proprio perché è proprio... è brutta cosa, non invia. È come l'Abruzzo, effettivamente, pure in Abruzzo ti invitano sempre se sei un ospite a mangiare. L'Abruzzo forte e gentile e poi l'Abruzzo in America, questa roba qui non succedeva. No. A Roma e a Milano, dove ho abitato per anni anche, non mi è successo. Le nostre case sono sempre aperte agli amici, parenti, eccetera, e in qualsiasi momento ci si organizza per stare in compagnia. E, tornando al discorso dell'Arabia Saudita, che è ormai un paese che si è aperto al mondo e che ha abbattuto tanti ostacoli, ritieni che nei prossimi 5 anni ci possa essere un ulteriore balzo in avanti, portando appunto i turisti arabi in Abruzzo e viceversa? Ah, questo sarebbe una cosa pazzesca, perché io sto realizzando, lo farò a breve, non so, magari lo presento proprio a Super J, sto realizzando il nuovo video sull'Abruzzo, in questo periodo mi trovo qua, e inizio proprio da questa frase qua, dico c'è un posto a 2 passi da Roma, perché cioè, uno quando viaggia in America, cioè la destinazione è quella più, dall'aeroporto, la destinazione più, a meno che non sia New York, è a 2-3 ore, sì, sì, è vero, uno che viaggia su Roma, l'Abruzzo è a 2 ore, no, cioè, meno, anche meno, meno di 2 ore, quindi io sto iniziando il mio nuovo video sull'Abruzzo in questo modo, cioè c'è un posto che nessuno conosce a 2 passi da Roma, a meno di 2 ore da Roma, dove che praticamente esotico, cioè l'Abruzzo è esotico per le persone, quindi voglio iniziare proprio da questo punto di vista qua, cioè la gente non conosce, soprattutto all'estero, un posto come questo qui che va valorizzato soprattutto in quella parte del mondo che ama viaggiare, viaggia su Roma, viaggia su Firenze. L'Abruzzo nasconde dei castelli fantastici e non solo Rocca Calascio, io ne ho girato un paio. Stavo arrivando proprio a questo concetto, noi parliamo spesso di Rocca Calascio, ma in realtà ci sono tanti i castelli nascosti nei boschi, tra le montagne abruzzesi. Noi abbiamo poi la fortuna, Damiano, di avere il massiccio del Gran Sasso a mezz'ora di macchina, 40 minuti di macchina dalla costa, lo abbiamo sempre sottolineato, è un aspetto particolare che va ulteriormente valorizzato, come tu dici appunto l'Abruzzo è a meno di 2 ore da Roma, ma l'Abruzzo riesce a garantire un paesaggio fantastico tra montagna e mare, e abbiamo anche la possibilità di sciare guardando il mare. Pazzesco, però tra l'altro non è solo questo, ma noi abbiamo, cioè è un posto esotico dove con una gestione di gran lunga migliore secondo me che in Trentino, lo posso dire perché siamo una televisione locale, abbiamo la possibilità, cioè nel senso di vedere proprio una flora che è una fauna che la vedi solo qui, non la vedi a Roma dove tu super urbanizzato, ma sì, pure sì, Beh, la fauna a Roma la vediamo perché ci sono i cinghiali che vengono dall'Abruzzo probabilmente però cioè, io penso che la puoi visitare a cavallo, sì, è una cosa pazzesca, cioè, io amo viaggiare in Abruzzo a cavallo, è una cosa bellissima, la trovo, e questa cosa qui secondo me va valorizzata soprattutto in quella parte del mondo dove ci sono un sacco di soldi. E gli arabi amano andare a cavallo, tra le altre cose. Qualcuno immagina l'arabo con il cammello, ma in realtà sì, ci sono più cavalli che... È vero, questo, i cammelli diciamo che sono nel passato. Esatto, lì adorano andare a cavallo. E noi potremmo... Io ho conosciuto un paio di ranch, come si chiamano i ranch qua in Abruzzo, in Italia? Guardie forestali? No, i ranch dove... Ah, scusami, pensavo ai ranger. I ranger, cioè nel senso dove ci sono i cavalli. I maneggi, ecco, io ho conosciuto un paio di maneggi che hanno venduto i nostri cavalli in Arabia, quindi probabilmente quando sono andato in Arabia Saudita o se sono andato a cavallo, ovviamente anche lì chissà se non sono andato su un cavallo abruzzese. Tornando al discorso di mangiare con le mani non si fa, no, perché sennò mia mamma mi mena, cioè nel senso che no, non si fa, però in alcuni posti è un'usanza, in alcuni posti è sinonimo di accoglienza tra le altre cose, e mi è stato raccontato da amici che hanno hanno visitato il Marocco, quindi il Nord Africa, che anche in Marocco c'è l'usanza di mangiare la carne di pecora e le verdure eccetera utilizzando le mani, quindi se non si accetta l'invito ci restano male. Ci restano male. Sì, perché un mio amico mi ha raccontato che gli venne offerta, lì usano cucinare la pecora, avevano cucinato questa pecora in un fosso praticamente. Pure là? Sì, sì, avevano offerto la testa di pecora. No, oddio, che brutta cosa. E lui la stava rifiutando, poi la guida che era con questo gruppetto disse: guarda, la devi accettare perché significa accoglienza, sei l'ospite per eccellenza, quindi quando si offre la testa di pecora cucinata ovviamente al turista, cioè, è perché ti tiene in considerazione. Lino, sembra la storia quella di Indiana Jones, sì, quando però... non so qual è il secondo Indiana Jones con le scie, no, è un po' macabro, però purtroppo sono usi e costumi dei paesi in cui insomma noi poi andiamo a visitare. Senti, tra gli usi e costumi volevo dire anche un'altra cosa. Qualche settimana fa, tu lo sai che questa chiacchierata ha portato via già 25 minuti, siamo a 5 minuti. Allora fammi raccontare questa cosa qua, che tra i miei vari viaggi dovevo andare a Parigi a raccontare, io mi occupo di tecnologia, faccio recensioni prodotti. E racconto l'innovazione su Sky TG24 in questa rubrica che si chiama Now. E praticamente dovevo andare a Parigi a provare un nuovo telefono che era uscito. Sì, sì, ho visto un video. Insomma, un nuovo telefono di una marca cinese. Insomma, hai testato anche qualcosa qui a Teramo? Esatto, cioè siccome dovevo andare a Parigi a testare la Notre Dame e non potevo più andare a causa delle proteste che erano saltati i voli e tutto, ho detto non posso andare da Notre Dame, dove vado a testarlo? Anziché a Notre Dame l'ho testato, cioè le qualità del prodotto, anziché avere come soggetto Notre Dame ho avuto il Duomo di Teramo, quindi un paio di settimane fa, si trova anche sul sito di Sky, cioè il Duomo di Teramo testato sul nuovo telefono di questa marca nuova che era uscita. Nuovo non era, però insomma di questa marca, di questo nuovo telefono che era uscito, e quindi ho fatto vedere il nuovo di Teramo, che anziché Notre Dame c'è il nuovo di Teramo, abbiamo un po' di cose. E tra le altre cose è un motivo per valorizzare ulteriormente il nostro territorio, no? L'immagine del Duomo di Teramo che viene veicolata a livello internazionale poi dopo tutto, perché sono video che viaggiano attraverso la rete. Quanto è fondamentale adesso essere connessi? È molto fondamentale, ma ancora più fondamentale è riuscire a vivere di quell'attività che tu fai, cioè io non sto online per farmi i fatti degli altri o perché sto a cercare i like, ma perché per me è un lavoro. Ci sono le televisioni, ci sono i giornali, i social e comunque sia YouTube, TikTok, Twitter, per me sono una professione, insomma, cioè quello che sto cercando sempre più spesso di fare è fare giornalismo su questi canali e quindi la cosa difficile è, mentre le televisioni e i giornali hanno un modello di business dietro, trovare un modello di business dietro l'attività giornalistica sui social, quindi con contenuti giornalistici che porta via un sacco di tempo, come tu ti puoi immaginare, anche sui podcast online, adesso ci sta Spotify. Sì. Quello, io scrissi questo libro sui podcast ormai 2 anni fa, ed è ancora credo il più venduto in Italia sull'argomento podcast, l'ho presentato a Teramo, la prima, perché era durante il Covid, ero rientrato e mi sono trovato quindi l'uscita qua a Teramo e l'ho presentato proprio qua a Teramo. Peccato non avere la copia oggi, perché comunque mi trovo online. Capiterà prossimamente. Però la cosa, il nuovo diciamo soggetto che stavo immaginando in questo periodo è proprio questo: modelli di business per chi fa il nostro lavoro. Il nostro mondo non se la passa benissimo, ma ci sono testate che se la passano molto bene. Io sto cercando di capire come la nostra professione da indipendente possa vivere, viaggiare ed essere una professione remunerativa. Esatto. Bisogna pensare come un media, imprenditori, ma anche come un media. Sì. Però come può essere veicolato un messaggio, una notizia? I tempi oggi, viaggiamo alla velocità della luce, tutto viene divorato in pochissimo tempo. Tu cosa consiglieresti per raccontare un fatto di cronaca, un tempo utile affinché quella notizia possa essere divorata? C'è questo bel libro che ho letto proprio questi giorni che si chiama Sulla tua pelle, credo, comunque di Andrea Tortelli, racconta la storia di Carol Mortesi, credo, era una influencer, era una che insomma era che è stata uccisa. Lui è un giornalista che lavora per un giornale online, quindi è piccolo e ha i tempi giornalistici, e lui è riuscito a fare profondità, ha scoperto chi è l'assassino, lui giornalista, in un paio di giorni, forse anche in una giornata, ha scoperto chi era la vittima prima di tutto, perché la polizia non c'era riuscita, e ha scoperto anche l'assassino, e lo è riuscito a raccontare sul suo giornale in maniera corretta, quindi con profondità e velocità soprattutto. Bisogna trovare la quadra, e però bisogna trovare anche la quadra giusta, perché fare fake news o essere veloci a scapito del poi insomma dire la vittima e l'assassino sono queste persone qui, distruggere la vita di altre persone o dare informazioni che poi devono essere rettificate, ma non solo che sono rettificate, ma che magari nel senso fai del male a qualcun altro, sì. Parlare male di qualcun altro non è il mio modo di fare le cose, possiamo dire, anche quando le cose sono sbagliate. Forse è meglio attendere qualche ora in più ma dare la notizia in maniera corretta, che invece uscire subito così senza avere notizie più certe. Infatti la cosa è questa, quando tutti demonizzano i social, molto spesso sono d'accordo quando fanno macchiette e basta, ma quando invece ci sta una persona, un giornalista che ha studiato, che si è formato da giornalista, è tutta un'altra cosa, che tu le guardi in televisione, le leggi sui giornali o le guardi su YouTube. Damiano, tu sei una persona molto interessante con cui è bello chiacchierare, tant'è che questa mezz'ora è volata via in un attimo. Sei pronto per il prossimo viaggio? Abbiamo ancora un minuto. Dove andrai? Se hai già la valigia pronta o non la praticamente disfai mai? Io sono riuscito a viaggiare in Arabia Saudita con un previsto di 24 ore perché vivo con una valigia, cioè nel senso che tu mi dicono come hai fatto, cioè ho tutta la valigia pronta, ho dovuto giusto sistemare, cambiare due cose. Sto andando a Varsavia per raccontare un'azienda italiana che ha aperto degli stabilimenti 2.0 in quella parte del mondo, dove insomma ci sono prezzi abbordabili e si possono fare, insomma si può esportare il genio italiano, e quindi sto viaggiando lì, ma c'è un po' di tempo, visto che non mi basta ritrovare prima che parto. Noi siamo a Collaterrato, puoi venire, sei nostro ospite, puoi venire quando... Vabbè, allora non ci penso. Allora ringraziamo Damiano Crognale, il collega giornalista, videomaker come abbiamo detto, podcaster, abbiamo fatto questa chiacchierata, questa escursione anche in Arabia, con i suoi, in Arabia Saudita, con i suoi racconti e non solo. Bene, tutto per questa mattina. Io ringrazio Fabio Fedeli alla camera, Francesco Di Carlo in regia, ringrazio ovviamente gli amici della pasticceria Vanilla. L'appuntamento con A Colazione domani mattina alle 9, con me ci ritroveremo invece giovedì prossimo sempre qui a Teramo alla pasticceria Vanilla. Grazie Damiano. Grazie Lino, grazie agli spettatori di Super J. Buona giornata. Buona giornata.